Ok, ho visto due video di un chiropratico americano famoso e mi hanno un po' insospettito, quindi adesso li vediamo insieme e li commentiamo. Vi anticipo che il mondo della chiropratica qui su YouTube è un mondo strano e cerco di spiegarvelo meglio da fisioterapista. Indubbiamente a tutti noi piace vedere la storia del paziente che arriva con forti dolori o blocchi articolari e l'approccio diretto fisico sul paziente, associato anche al rumore, al suono delle manipolazioni vertebrali, ci fa sembrare che stiamo andando a riallineare qualcosa di strutturalmente scomposto. Specialmente nel momento in cui poi il paziente riesce ad alzarsi e a camminare meglio e sembra che la sua vita sia effettivamente cambiata. Ma vi anticipo che i risultati nel lungo periodo si vedono soltanto con un approccio che permetta al paziente di lavorare attivamente. Non esiste una manipolazione, una bacchetta magica o nessun altro incantesimo che possa far sparire dolori che si sono strutturati negli anni con una sola manovra e avere un effetto anche duraturo nel tempo. Ma vediamo subito per quale motivo sto dicendo delle cose così forti. Intanto stiamo analizzando due video differenti e in entrambi i video, ma anche in tutti gli altri video che ho guardato finora, il trattamento ha bene o male sempre lo stesso approccio e vengono eseguite sempre le stesse manovre, qualsiasi sia la patologia del paziente che viene in studio. Questo mi fa un attimo riflettere, nel senso che entro con un dolore cervicale e ricevo un trattamento. Entro la settimana successiva con un dolore al ginocchio e ricevo lo stesso trattamento? Nei due video che abbiamo guardato, nel primo c'è un paziente che si presenta con gravi limitazioni di movimento a livello cervicale. E nel secondo c'è un ragazzo che entra in carrozzina poiché paraplegico in seguito a un incidente. E già qui, insomma, abbiamo visto le stesse manovre identiche su due pazienti completamente differenti. L'impressione che mi dà è che non ci sia un ragionamento clinico alla base e basta proporre a tutti i pazienti sempre lo stesso trattamento senza focalizzarsi su nulla in particolare. E questo mi fa già pensare che al posto di seguire un corso di laurea in fisioterapia, uno studente potrebbe scaricarsi direttamente una lista di manovre per curare tutti i tipi di pazienti. Quindi, ecco, questo mi sa un po' di assurdo. Sembra che vada a manipolare la colonna vertebrale segmento per segmento, in senso lineare, dall'alto al basso. Not as much of a thrust, but... E la cosa più delicata è che il paziente in questione è stato sottoposto ad intervento di fusione spinale da T6 a L1. Quindi, essenzialmente, abbiamo 7-8 vertebre che sono state immobilizzate chirurgicamente per dare maggiore stabilità e sostegno. Quindi, in realtà, differentemente da come è andata poi la seduta dal chiropratico, non avrebbe senso andare a manipolare quell'area, anzi, si rischia anche di arrecare danni a quella struttura così delicata. Fortunatamente, quando tratta quell'area non è molto aggressivo, evidentemente non vuole rischiare davanti a milioni di persone, anche se tende a trattarlo in un modo simile a un paziente che non ha una fusione spinale. Un'altra cosa curiosa è che per ognuno ha utilizzato questo famoso strumento ad Y. Strumento, tra virgolette, famoso perché i pazienti sono tutti abbastanza impauriti quando arriva il momento di decomprimere il tratto cervicale. E la cosa strana è che su questo strumento e sulla sua efficacia si trova veramente pochissimo materiale. Quindi andiamo subito a vedere sul suo sito ufficiale cosa ci dice e scopriamo che essenzialmente scrive che lo strumento corregge i nodi a livello della pia madre e che è difficile andare a correggere le cartilagini che compongono una capsula articolare senza questo strumento. E anche che i pazienti possono avvertire il rilascio di tutte le regioni vertebrali, cervicale, dorsale e lombare. Insomma, non è che sia proprio così chiaro. Oh my God! Anche perché la pia madre è lo strato più sottile e profondo delle meningi e ci sta dicendo che lui con questo strumento può andare ad agire su un target così piccolo e profondo attraverso una manovra non proprio delicata. Ma poi la pia madre è attaccata al midollo, a livello strutturale proprio. Sarebbe come andare a, e vi faccio un esempio, terra terra, staccare l'involucro delle sottilette, la plastica che avvolge le sottilette, quelle che noi mangiamo per i panini ad esempio, semplicemente strattonando il carrello della spesa. Quindi è molto molto improbabile. In più, andando
andando a cliccare sul tasto scopri di più sul suo sito, magicamente il bottone non funziona, quindi non ci dà nessun'altra informazione aggiuntiva. Tornando seri per un momento, nel mio lavoro desidero che i miei pazienti stiano bene e abbiano tutte le informazioni necessarie per capire che cosa vado a fare sul loro corpo. L'educazione del paziente è fondamentale e per ridurre i dolori vertebrali è necessario coinvolgere attivamente tutta la muscolatura. In confronto, una tecnica come questa o anche un allungamento muscolare possono darti un beneficio nell'immediato, ma gli studi in letteratura dimostrano che il valore di queste manipolazioni è pressoché nullo nel lungo periodo. Ad ogni modo, gli studi sulle manipolazioni vertebrali non sono ancora chiari, anche perché non è facile andare a studiare neurobiologia e biomeccanica dall'interno durante l'esecuzione della manovra. Comunque, addirittura, vi sono stati casi in cui un numero eccessivo di manipolazioni vertebrali a livello cervicale ha causato importanti danni strutturali. Quindi è importante ricordare che le nostre azioni hanno sempre un effetto sulla salute del paziente. Ed è per questo motivo che esistono anche le controindicazioni al trattamento con manipolazioni vertebrali. E ci sono delle controindicazioni relative e delle controindicazioni assolute. Senza ombra di dubbio, devono essere considerate ogni volta che si va a valutare un paziente. Parlando sempre di manipolazioni vertebrali, vi racconto una mia piccola storiella personale che mi ha fatto anche un po' riflettere. I primi tempi in cui ho lavorato in studio privato ricevevo tante persone di tutte le età e con problemi differenti. Un giorno mi capitò, e non me lo scorderò mai, in studio un paziente molto robusto. Di professione fa il camionista, ma robusto nel senso di massa muscolare, non massa grassa, quindi era alto e piazzato, muscoloso. Arriva con diversi dolori di origine muscolare, abbastanza leggeri tutto sommato, però una cosa che mi ha sorpreso di più è stata che, parlando con un accento molto marcato di Roma proprio, si alzò e mi chiese: io vorrei soltanto una cosa, che tu mi scrocchiassi tutto, dalla testa ai piedi. E onestamente non mi era mai capitato una cosa del genere, ma quando ho sentito una cosa del genere mi è venuto da ridere. Ma non per banalizzare la sua richiesta, ma perché era l'ultima cosa che mi sarei aspettato da un paziente in quel preciso momento. Questo fenomeno è stato anche studiato nella ricerca e stiamo parlando del conformismo. La psicologia sociale si è occupata di studiare questo fenomeno attraverso degli esperimenti ed ha dimostrato che le persone possono lasciarsi influenzare molto facilmente. Influenzare da fattori esterni, ambientali o da esperienze passate proprie e degli altri. Ed evidentemente questo paziente potrebbe aver visto proprio tanti di questi specifici video. Poi il paziente, io l'ho trattato senza manipolazioni vertebrali perché effettivamente non ne aveva bisogno ed è stato anche molto molto bene. Quindi bisogna sempre cercare di capire qual è il trattamento migliore per il nostro caso clinico e bisogna sempre stare molto attenti a non lasciarsi condizionare dalle cose che vediamo ogni giorno online o sui giornali o da qualsiasi altra parte. Sul canale ci sono già altri due video come questo che hai appena visto. Se ti interessa, dagli un'occhiata perché anche lì ne abbiamo viste delle belle. Noi ci vediamo al prossimo video e in ogni caso, buon recupero!